Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing ovviamente a tema WWE. Come vi dicevo, avreste avuto diversi unboxing nel giro di questi giorni. Allora, stavolta vi sono andato leggermente più pesante, infatti cominciamo con le cose più così e poi alle cose dalla cosa a stronzo che cazzo spendi così i tuoi soldi. Allora, qua ci sono altre magliette perché io non ne ho mai abbastanza di magliette a tema WWE. La prima è questa qua, che adesso vi aprirò. Walk with Elias. Niente niente male. Walk with Elias Live World Tour 2018. Leggermente meno fresca, forse un pochettino pesante, ce la facciamo andare. Ok, poi ho preso il set completo di John Cena, quindi abbiamo quello celeste, ho preso il cappellino, lo devo aggiustare il cappello, non è che mi piace molto il cappello, già da come lo vedi sull'immagine non mi piace molto, ma fa niente. Never give up, you can see me. Poi abbiamo, col set completo ci sono inclusi questi, i polsini e la fascetta. Questa è la fascetta, bella elastica. Ok, questa è la fascetta, il video lo continuo così, il video, dai. E questi sono i polsini. Anche questi molto belli i polsini. E poi per finire ovviamente c'è la maglietta, la parte principale. Allora, dove si apre questo? Il set celeste ho scelto. Allora, vediamoci tutto il cartone che ho messo dentro. E questa è la maglietta, abbastanza fresca. You can see me. Niente male, anche questa. Allora, passiamo all'acquisto che ti farà pensare, ma che cazzo spendi così i tuoi soldi? Questo è arrivato da Amazon. Ok. Ed è questo che alla fine non so neanche di preciso cosa sia, se è un quadretto oppure semplicemente qualcosa per tenere così. Di Undertaker c'è foto, nome e ovviamente l'autografo, ovviamente una replica dell'autografo. Figuriamoci se era originale, questo lo sapevo già, ho proceduto prima di acquistare ovviamente. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Che è qua? Fogli per mantenere e c'è questo che in pratica, come dire, è una specie di diciamo cartone. Magari questo, attenzione, questo ci faccio una cosa un po' più simpatica, lo porto in un negozio di foto e mi ci faccio fare un quadro. Farò così con questo perché così tenerlo così è davvero brutto, quindi lo prenderò e ci farò fare magari un quadro. Sarà sicuramente più bello anche da appendere, sì, farò così. Allora, mettiamo tutta la merda a posto. Allora, quindi questo, ragazzi, era un altro unboxing a tema WWE. Dovreste riceverne forse ancora un altro. Per adesso lasciate like a questo video, iscrivetevi e commentate. Ci vediamo prestissimo in un nuovissimo video da Sigismondo. Ciao ragazzi.